Bentornati amici, ma soprattutto amiche del Biker Raft. La domanda a cui voglio rispondere insieme a voi quest'oggi è: perché Garp non ha salvato Ace mentre si è mosso, si è prodigato, si è spinto verso Acinosu, verso l'imperatore Barbanera per salvare il suo pupillo Kobe? Diciamo che questa risposta ha dato fastidio a molte persone, perché il discorso che il nonno non vada a salvare il nipote putativo e lo lasci alla mercé della marina a questa esecuzione plateale mondiale in mondovisione ha fatto un po' storcere il naso. Però c'è da tenere in conto diverse situazioni. Innanzitutto, la più banale e infantile è che è un fumetto giapponese per giapponesi, e su questo dovremmo sempre tenere l'occhio attento. Ci sono delle morali, ci sono delle questioni etiche che noi da occidentali non possiamo comprendere. Viviamo in un mondo completamente diverso da quello giapponese, pertanto è anche difficile tante volte per noi comprendere le azioni di un personaggio, perché le interpretiamo con il nostro senso etico, con il nostro modo di vivere la società. È diverso, e quindi già questo in partenza può stonare per noi, ma non per loro. Escludendo questo, e ragionando meramente dal punto di vista fumettistico, il personaggio di Garp è un uomo di giustizia. Ha scelto fin dall'infanzia la marina, lo vediamo diverse volte in immagini promozionali del film Z, così come in flashback vari, che lui è sempre stato nella marina, fin da giovane, era uno dei cadetti più importanti e più potenti fin dalla gioventù, insieme a Sengoku, Tsuru ed altri della vecchia era. Questo significa che comunque il personaggio è cresciuto in un ambiente militare fin dall'infanzia, e questo sicuramente ha improntato la sua testa, il suo modo di ragionare in quella maniera lì. Pertanto, nel momento in cui Ace e Rufy scelgono la pirateria, di fatto, per il suo modo di gestire questo discorso, sono suoi avversari, sono suoi nemici. Noi sappiamo che lui ha improntato tutta l'infanzia di Ace e di Rufy con questo martello da parte sua di entrate in marina, entrate in marina, entrate in marina, entrate in marina. Ma ha avuto, magari per destino, magari anche per effetto di rigetto, l'effetto opposto, ovvero i due nipoti sono diventati pirati. Poi, anche lì, buon sangue non mente da un certo punto di vista. Ace è il figlio di Roger, Rufy è il figlio di Dragon. E Dragon neanche lui è uno stinco di santo, no? Perché ovviamente adesso noi possiamo ancora giocare sul discorso figlio, non figlio, genero. La storia al momento ci dice che Dragon è letteralmente il figlio di Garp. È Monkey di Dragon, non è XYZ Dragon. Quindi, dando per scontato, se vi interessa la teoria alternativa ve la lascio qui, dando per scontato che Dragon sia figlio di Garp, diciamo che anche con Dragon Garp ha fallito nel volerlo portare sulla via della giustizia, che poi non significa eventualmente che Dragon non sia entrato in marina. C'è anche quest'altra teoria dove si dà come strada alternativa per Dragon che sia entrato in marina, abbia visto le cose brutte che succedono in quell'istituzione, poi lui si sia allontanato e distaccato e abbia creato poi il fronte di rivoluzione e poi l'armata rivoluzionaria. Però ecco, Garp sicuramente anche con Dragon avrà martellato per ottenere il senso opposto, per ottenere la cosa diametralmente opposta alla marina. Qui, tornando al motivo per cui non ha salvato Ace, c'è da contestualizzare la saga di Marineford. Noi cosa vediamo quando arriva Ace a, anche per effetto di rigetto, Marineford? Ma anche prima ad Impel Down, perché Garp va a trovare il nipote, si parlano e cerca ancora lì di portarlo dalla sua, comincia a raccontargli cose, si raccontano. E cosa fa Ace? Dice: no, non c'è niente da fare, il mio padre è Newgate, è Barba Bianca, io da qui non mi muovo, io da qui rimango saldo. Una volta poi portato a Marineford, Garp ha diversi accenni con Sengoku. La prima cosa che si dicono è: Garp, guarda, ormai la cosa è decisa, non far cazzate, mi raccomando, hai avuto tutto il tempo di discuterne, fare, non fare, e così. E Garp dice: ok, no, io ho scelto, sono qui, faccio il mio dovere, non rompermi le balle, Sengoku. Di nuovo poi Garp scenderà, si siederà a fianco di Ace, e Sengoku di nuovo gli dirà: Garp, non far cazzate, ti prego.
e lui dice: avessi voluto farle, le avrei già fatte. E lì lui piange, se vi ricordate, questo moto di commozione per il nipote, gli dice: perché non mi hai ascoltato? Perché siamo arrivati a questo punto, Ace? Significa che lui è un uomo con le mani legate. Significa che lui è un uomo che non può intervenire. Perché se intervenisse verrebbe meno al suo essere marine, verrebbe meno a ciò che lui ha scelto come strada per la sua vita. Verrebbe meno al suo dovere. È un po' come il giuramento di Ippocrate che fanno i medici. Un medico deve sempre curare la persona malata. Lui è un marine, ed è un marine particolare, ha la D nel nome, segue una via di libertà e di giustizia personale che sicuramente poi va a collimare con l'idea di libertà che hanno i personaggi con la D. La volontà della D in qualche modo dovrà incastrarsi in queste cose, e la volontà di Garp ancora non la conosciamo. E quindi è un uomo affranto, distrutto, non riesce effettivamente a darsi pace, ma non può non fare altrimenti. Perché lui è un soldato, lui è un veterano, lui è un eroe, lui è una persona che ha dedicato tutta la sua esistenza alla giustizia, alla marina. Ed Ace in quel momento non è più il nipote o il figlio del suo amichetto Roger, è un criminale che ha nel proprio sangue il gene di Gold Roger, quindi il massimo criminale al mondo, ed è stato catturato e messo a morte. Lui non può fare altrimenti. Quando poi arriverà Rufy, vorrà salvarlo, arriva sul patibolo, si trovano faccia a faccia, Garp lì interviene in quanto vice ammiraglio Garp, ma si lascia colpire, lascia passare Rufy, nella speranza che questo possa salvare l'altro nipote. E infatti ancora lì Sengoku dirà: alla fine Garp, sei ancora un genitore, e nonostante tu voglia e sia un marine e voglia interpretare la giustizia e portarla a termine, non puoi farlo perché c'è il fattore famiglia che prende il sopravvento. Sengoku lo capisce, infatti lascia perdere questa cosa, perché si trova davanti a una situazione che probabilmente anche lui avrebbe gestito con difficoltà. Ricordiamoci anche il rapporto con Rosinante. Chi era Rosinante? Che era il suo pupillo, l'ha cresciuto letteralmente lui, ma era un figlio di draghi celesti, era il fratello di Doflamingo, era infiltrato in una ciurma di pirati. Cioè ci sono tutte queste situazioni molto morali che danno diverse sfumature alle cose che leggiamo. Una volta che Rufy salva Ace, lo porta via, poi Sakazuki colpisce e fa il ciambello. Lì Garp perde la brocca. Infatti vuole andare a far fuori Sakazuki e Sengoku lo butta a terra, lo ferma e dice: bravo, bravo Sengoku che mi hai fermato, altrimenti ammazzavo Sakazuki. Lì non è più il marine, lì è l'uomo, è il padre, è il nonno che si vede portare via dalle braccia la persona, che comunque lui, una persona che comunque lui amava. Cosa c'è di diverso rispetto a prima sul patibolo? La cosa diversa è che comunque sul patibolo era un'esecuzione e sarebbe stata portata a termine in qualche modo, e quindi l'aveva anche accettato. Nel momento in cui viene liberato hai un senso di sollievo, solo che poi una persona che magari gli sta anche antipatica a pelle glielo fa fuori sotto il naso e quindi lui sbrocca. Quindi il motivo semplice, banale, infantile per cui Garp non è intervenuto e non ha salvato Ace di suo pugno, Garp il pugno, è perché non poteva dal punto di vista proprio di Marina. Lui in quel momento lì era il viceammiraglio Garp, non era nonno Garp, e il viceammiraglio Garp doveva seguire un protocollo, altrimenti sarebbe stato etichettato come alto traditore della sua istituzione, avrebbe comunque avuto penali e cose, magari finiva anche lui a morte, eccetera eccetera. Non poteva, il suo senso di giustizia aveva accettato la morte del figlio di Roger per le ragioni poi di cui non conosciamo. Mentre con Kobe è diverso. Kobe è un marine, Kobe è ciò che sarebbero dovuti essere Ace e Rufy nel caso in cui fossero entrati in marina. Kobe è letteralmente il suo pupillo, e quindi ovviamente poi bypassando i discorsi di non intervenire contro un imperatore, chi se ne fotte, faccio quello che voglio, lui è intervenuto e ha agito in quella maniera lì. Quindi sono cose completamente agli antipodi. Da una parte la famiglia, un nipote che è un pirata, che ha scelto di essere un pirata e che comunque ha perseguito quella strada, ha voluto continuare su quella strada nonostante fosse in prigione, nonostante gli avesse detto guarda che si può bla bla bla, no, io sono figlio di Barba Bianca, condannatemi, non l'ho accettato. D'altra parte c'è un marine, suo pupillo, e lui chiaramente va a salvarlo. La storia è semplice,
Non ci sono da vedere cattiverie nei gesti di Garp, non c'è da vedere malizia o che se n'è fregato, no, semplicemente sono due strade completamente diverse, due gestioni completamente diverse, e quindi giustamente Garp ha seguito il protocollo da una parte e dall'altra parte è andato a salvare un suo collega, che fosse chiaramente un suo pupillo, questa è un'altra storia, ma era comunque un suo collega. Detto ciò, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto. Fatemi sapere chiaramente cosa ne pensate del buon Garp, questo mi pare il minimo ormai, lo sapete che poi a me interessa il vostro punto di vista. Io sono qua per raccontare e anche per ascoltare. Fate i bravi e divertitevi. Ciao!